Amici 22, forti tensioni tra Aaron e Wax per colpa di guanto di se non ti metti in gioco è perché hai paura di perdere. Wax e Aaron sono due allievi di punta dell'edizione attuale di Amici di Maria De Filippi. Uno l'opposto dell'altro, ma indubbiamente, ad accomunarli un grande talento nel canto. I due hanno convissuto in questi mesi in maniera abbastanza pacifica, esclusa qualche incomprensione che li ha portati spesse volte a confrontarsi. Nonostante tutto però, l'uno ha sempre ammesso il potenziale dell'altro nel rispetto più assoluto. Con il serale però, come è noto, gli allievi, che durante l'anno hanno instaurato buoni rapporti, si sono trovati a sfidarsi in maniera anche abbastanza colorita. Complici senza dubbio i rispettivi professori che non pensano due volte a tirare fuori i difetti dell'avversario mettendoci così il carico da 90. Aaron infatti si è trovato perfettamente in sintonia con il suo coach, Rudy Cerbi, che forma la squadra con Alessandra Celentano riguardo il guanto di sfida lanciato a Wax. Quest'ultimo è stato criticato da Cerbi visto l'utilizzo frequente di autotune e scenografia, sfidandolo ad esibirsi con sola voce. Durante la prima puntata del serale, Arisa ha comunicato la scelta sua e del suo allievo di rifiutare il guanto di sfida. Per di più, ha interpellato i giudici chiedendo loro se fosse una proposta equa o meno. Quella ricevuta. Michele Bravi, Malgioglio e Giuseppe Gioffre hanno dato ragione alla cantante, trovando ingiustificata la proposta. Durante la puntata c'è stata qualche polemica a riguardo, ma nonostante tutto la questione sembrava ormai archiviata. Così non è stato visto che Rudy ha deciso di non rinunciare al duello, secondo lui, ad armi pari. Ha fatto recapitare una nuova sfida a Wax. Mentre Wax ha trovato eccessivo il modo del professor di esprimersi ed insistere sulla sfida, Aaron si è trovato d'accordo ancora una volta con il suo coach, per me era equo anche prima. Wax ha ribadito, se anche i giudici lo avevano annullato si vede che non era equo. Ma Aaron ha insistito, beh io ho il mio pensiero. I giudici ne hanno un altro. Dopo un breve colloquio privato, Wax e Arisa hanno deciso di rifiutare il guanto di sfida coerentemente con il pensiero dell'altra volta. L'allievo una volta tornato in casetta è stato sommerso di domande, lo hai accettato sì o no questo compito? Sì o no? Non lo vuole dire perché ci sono io, ha chiesto lo stesso Aaron, a cui Wax ha ammesso la verità. Non lo hai riaccettato per una terza volta, ha insistito il collega, trovando la risposta stizzita e scocciata di Wax, vuoi che te lo dico per la terza volta? A quel punto Wax ha preferito cambiare stanza per continuare a cenare. Secondo Aaron, il coinquilino non voleva dire chiaramente di averlo rifiutato per fargli perdere tempo a preparare lo stesso il pezzo, questa la sua ipotesi. Qui, per la clip integrale. Orice crestine pentru tine, fi egoista liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic avestu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu, trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, maxi, ghespe, chimie, rimarul, spike, buia, si, șoapă, grasul, nimeni altul, del, vede sau carpo. Trebuie să vă mănânc vers cu vers, card intens, trebuie să crezi. Crezi ce vrei să crezi, eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor de zici că mă bat cu bossul.